Sono in corso i lavori per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento della zona presbiteriale della chiesa parrocchiale di San Giorgio di Cedrate. Durante la fase di scavo, sorvegliata dalla soprintendenza archeologica attraverso la dottoressa Monica Motto, è stato fatto un sondaggio e poi uno scavo assistito appunto archeologicamente, che ha consentito di mettere in luce le strutture architettoniche della chiesa antica precedente a quella della quale ci troviamo. Si tratta della muratura laterale meridionale dell'aula della vecchia chiesa, di cui sopravvive l'abside che oggi è usata come sacrestia con un noto e bel ciclo di affreschi, e poi, cosa interessante, come da previsione è stata messa in luce ed evidenziata anche la muratura perimetrale della cappella esterna meridionale alla vecchia chiesa, che era quella che in origine conteneva l'affresco della Madonna delle Rose, sempre venerato molto dai cedratesi, che oggi è collocato ancora in una cappella laterale della chiesa attuale. Sono state identificate strutture murarie rasate per la costruzione del nuovo edificio e anche alcuni lacerti di piani pavimentali della chiesa antica.